Bentornati ragazzi con la di Futti della Channel, siamo qui con un nuovo Scorbid in 6 minuti. Siamo qui con la versione SIF mensile del mio Papu Gomez. Infatti, perché è mio? Perché l'ho trovato nei premi mensili, l'ho tenuto nascosto. Come vedete, ho già fatto una partita e ha fatto anche un gol. Tra l'altro questa partita era lo Scorbid in 6 minuti, che avevo già registrato, però ho avuto problemi di camera, cioè di action cam, e quindi ho dovuto riregistrarlo. Dovremmo riregistrarlo sempre con il commento di Matti Col, che ci consiglia il Papu Gomez SIF, primo giocatore della prima pagina, tra 30.000 e 50.000 versione speciale. Quindi torniamo a cercare questo giocatore. Quindi 30.000 e 50.000, primo giocatore della prima pagina, attenzione, speciale per noi, Modest. Modest è il secondo giocatore dell'episodio. Quindi ecco qua Modest e Papu Gomez nella squadra, quindi andiamo a girare i moduli 3, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, stretto, perfetto, quindi... Decido se mettere il Papu Gomez, lo metterò come trequartista, perché secondo me come trequartista fa veramente paura. Abbiamo i nostri 6 minuti di tempo, che bando alle ciance, facciamo partire adesso. 6 minuti sono partiti e dobbiamo pensare a cosa fare con questa squadra. Allora, qui il collegamento migliore è Niang, ragazzi, Niang. Devo fare una bella squadra, me lo sento, una bella squadra. Tra l'altro l'episodio l'avevo, non nel mio club, ma giocatori sperimentali, l'avevo registrato nella Weekend League, che però purtroppo non ho potuto farvi vedere, e l'avevo anche persa la partita, quindi va bene anche così. Adesso pensiamo alla nostra squadra. Allora, l'avevo utilizzato anche in quella squadra e lo voglio riutilizzare, che sì, visto che Margo più delle volte me l'ha chiesto, eccolo qui, che sì, andiamo a mettere più che volentieri la versione if, eccola qua, quindi che sì, c'è, che fa una doppia intesa con il Papu Gomez. Quindi guardiamo il Colonia, che centrampista ha, perché devo prendere un centrampista del Colonia assolutamente, o francese della Bundesliga, ma dovrei prendere qui la VG, non voglio sinceramente, non mi piace, soprattutto come CC, è meglio come CDC. Quindi andiamo nell'FC Colonia, magari non proprio CC, ma centrocampista in generale. Bello, bella squadra, c'è Jojic che ho negli Untradables e che è serbo, potrebbe essere interessante, se no Öger però non è che mi piace più di tanto, è molto lento, molto molto lento, 8 stelle pedevole, 3 stelle mosse abilità. Lehmann è ancora più lento, quindi Jojic potrebbe essere l'unico più interessante, sì, Jojic, e guardiamo un pochino cosa riusciamo a fare. Qui ho bisogno di un'altra doppia intesa con il Papu, quindi andrei a prendermi Biglia, che è argentino della Serie A, mi dà doppia intesa e sono contento, così il Papu Gomez è a posto, che sì, è a posto, neanche a posto, Modest a posto. Jojic ha bisogno di un altro terzino sinistro della Bundesliga serbo, magari c'è qualcuno di interessante, per non andare a prendere un altro giocatore del Colonia. Guardiamo, terzino sinistro, Mladenovic per ora, mettiamo lui. Se no andiamo a mettere qualsiasi FC Colonia, terzino sinistro, ah c'è Hector If, assolutamente Hector, assolutamente, quindi andiamo a prendere Hector If, perfetto. Quindi adesso è dove ci dovremmo spostare di campionato, dovrei prendere altri due difensori centrali argentini, assolutamente, magari anche di campionati diversi, sì. Due difensori centrali argentini, anche di campionati diversi. Quindi andiamo a cambiare qui Argentina, andiamo qualsiasi. Quindi potrei prendere Otamendi e Mascherano. Fatemi pensare, eh. Otamendi e Mascherano, entrambi sono stati downgradati. Oppure Musacchio. Però mi serve il portiere e poi il terzino destro. Quindi devo pensare anche al terzino destro, interessante. Terzino destro, se metto Mascherano potrei mettere Alex Vidal. Però Alex Vidal, cioè Mascherano è 1,74, Otamendi è 1,83, una difesa così bassa, un po' problemi. Musacchio magari è 1,82. Il problema dei difensori argentini sono bassi, l'unico sarebbe Gonzalo Rodriguez, quello forse ha 1,82 anche lui. Lisandro Lopez 1,87. Magari metto Giulio Cesare in porta. Non male Lisandro Lopez. Direi di fare così. Metterei Lisandro Lopez qui. Qui metto Giulio Cesare. Ok, perfetto. È stato downgradato anche lui. Ma che è? Tutti sti downgrade.
E qui andiamo a mettere Clichy. Ora Otamendi magari prendo anche la sua versione 84, adesso vedo. Anche in base a quanto. Non Clichy, scherzavo, Sagna. Che mi serve un terzino destro della. Vabbè, vado a cercare il terzino destro del City. Però sono sicuro che c'è Sagna. C'è Zabaleta, però Zabaleta non lo voglio prendere. E andiamo in Premier League, dove sto andando? Un minuto e 40, tanto il tempo c'è. Andiamo nel Manchester City. Vediamo un pochino, al terzino destro, sì. Maffeo. No, mettiamo Sagna, che mi piace più di Zabaleta, e poi così non abbiamo troppi argentini. La squadra dovrebbe avere tutta piena intesa, quindi perfetto, andiamo a comprare i giocatori, ci rivediamo con la squadra completata. Ok, la squadra è pronta, non mi sembra per niente male, ho deciso di mettere le due versioni downgrade, sia di Julio Cesar che di Otamendi. Abbiamo Kessif, perfetto, Hector e Lopez If, abbiamo un bel attacco abbastanza completo, un giocatore più veloce, un giocatore più fisico. Andiamo dentro con questa partita. Ok, ecco qui il nostro avversario, guardiamo più in squadra A, una bella Serie A. Con Immobile 86, non la versione nuova, Insigne upgrade, Quadrato non upgrade, Parolo, Marchisio, Bonaventura upgrade. Tanta tanta roba sta squadra, sarà difficile batterlo. Bella la chiusura di Lisandro, Lisandro subito a ripartire. Vai Papu, ottimo, vuole l'1-2 con Niang, Niang subisce fallo ma la tiene. Il Papu da girato, oddio! Funziona Insigne, lo Schmitz, mette per Immobile, vabbè, difesa più lenta del mondo. In realtà non è nemmeno troppo lenta sta difesa, però Immobile ragazzi, che carta, ce l'abbiamo anche lui ce l'abbiamo uno scambiabile tra i mensili. Però qui ci purga. Ancora lì, ancora a cercare che si mezzo qui. Papu, che scarica a destra! Il Papu Gomez, che giocatore, che gol. Che gol, che ancora. Attenzione. Vabbè, che cos'è ragazzi? Ma difendiamo un pochino. Dai, avevo chiuso bene però. Ancora il Papu, ci ritrova con destra. Ancora il Papu. Ma che tiro ha? È fallibile. Vai per il Papu con Dribble shot del Papu a casa. Attenzione, un altro 1-2 e un altro gol. È assurda sta partita, 3-3. Va bene, al 45esimo. Assurdo. Finisce qua il primo tempo proprio su questo 3-3. Vabbè, ha fatto 4 tiri, praticamente 3 azioni. Attenzione al Ciro, attenzione allo squinizzo. No, dai, ma perché fanno più movimenti la difesa? Meno male ha sbagliato. Cioè, ma il difensore, ma che diavolo fa? Lo guarda. Dai Papu, anche col mancino, il Papu! Che tiro! Andiamo a mettere la diretta in mezzo questa. Buona la palla! Però chi è Hector? Non gli voglio cercare il Papu. Si inserisce bene il Papu, a girare! Cosa ha levato il difensore? Andiamo stavolta corta. E Joic, in mezzo per il Papu. Il Papu si ferma bene. Mannaggia, supplementari. Tanto ha messo Musa, va dritto con Musa. Guarda, tanto non gliela levi a Musa, non gliela levi. Il tiro a giro, palo. Ancora per Niang, ancora per Modest, non filtra e poi non vanno verso la palla. Dai, ma come fate a scacciare così la palla ogni volta? 4-3. Ovviamente. Sbaglio un passaggio in attacco, contropiede. E sì. Cos'è il palo? In mezzo a 10. Riesce in qualche modo a passare? Il Papu! Questo è rigore! Non è rigore! Come non è rigore? Dammi rigore! Vabbè, ogni volta... Ma che cazzo sta facendo la difesa? Dai! Stanno prendendo delle imbucate, io con questo modulo non riesco a giocare. Scusatemi, ma 4-1-2-1-2 stretto sarà il modulo che utilizzano tutti i pro. Ma prendo delle imbucate centrali proprio, da fare schifo. Vai lì per... Il Papu col destro! Che giocatore il Papu, il poker per lui, peccato per aver perso sta partita. E finisce proprio sul gol del Papu, 5-4, peccato perché ce la siamo meritata. Infatti il Papu almeno la palla se la porta a casa, però la vittoria purtroppo no. 10 per lui, 4 reti, che giocatore. Vediamo le statistiche perché, come vedete, ho tirato molto di più io, però andando mi ci ho fatto tante parate. E Julio Cesar, ragazzi, la versione downgrade è praticamente inutile.
Ok, comunque passiamo alla nostra play review con una squadra che devo dire non era male. L'unica cosa forse era il centrocampo, un po' troppo lento, nessuno tornava bene in difesa. Joic, e che sì, insomma, forse che sì, sarebbe stato più utile metterlo come CDC, non lo so, sinceramente non lo so. Non avevamo un incontrista, un Nainggolan, un Kanté, un Renato Sanchez, un Vidal, uno di questi giocatori ci mancava lì in mezzo al campo. Probabilmente è per questo che abbiamo perso. L'attacco andava più che bene, avevamo un giocatore di sponda come Modest che ha fatto due assist, Niang che non ha fatto un granché però con il quale mi ci trovo molto bene, e Papu Gomez che è stato assurdo veramente. Tre partite perché? Perché prima di questa ne ho dovuta quittare una perché non ho visto che aveva 30 di intesa, quindi non l'ho giocato, ovviamente l'ho quittata. Ha fatto quindi in due partite 5 gol, un gol nella prima e 4 in questa. Mancava, come vi ho detto, un centrocampista più completo, per il resto andava bene, magari al posto di questo Joic fosse bastato un Renato Sanchez qui, forse la squadra giocava meglio, perché poi ho preso dei buchi difensivi incredibili. Otamendi e Lisandro Lopez non è che mi sono piaciuti tanto come coppia difensiva, invece Hector e Sagna, due ottimi terzini, ve li consiglio. Non solo velocissimi, però magari con un'ombra rendono veramente tanto bene. Comunque passiamo al nostro Papu Gomez in versione Sith, che è una carta veramente eccezionale, dribbling e velocità assurde, ha un tiro, avete visto, spettacolare, infallibile, a parte qualche paratona di Handanovic, poi le ha messe tutte dentro. Ve lo consiglio soprattutto come trequartista perché è la sua posizione perfetta, almeno in FIFA. E quindi a Papu Gomez come carta io do 9.6, però come trequartista secondo me è 10, cioè è pari a Messi come trequartista. Veramente una carta assurda, ve la consiglio, non costa nemmeno troppo, e ho avuto la fortuna di trovarla nei premi mensili, quindi veramente ottimo. Vi chiedo come sempre di commentare con un giocatore per i prossimi Squobide nei 6 minuti, prezzo minimo, prezzo massimo, numero di giocatori, nuova pagina per il secondo protagonista dell'episodio. Vi invito a lasciare un bel mi piace, arriviamo a 100 mi piace per questo super episodio con il Papu Gomez Sif. Vi invito a iscrivervi al canale, passare al canale Twitch, pagina Facebook, ancora non l'avete fatto, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.